La breve storia del gruppo B ebbe inizio nel 1982, quando la FISA abolì i gruppi 1, 2 e 4, sostituendoli con nuove categorie. Il gruppo B ammetteva modelli costruiti in un minimo di 200 esemplari, senza particolari limitazioni alle prestazioni e alle caratteristiche delle vetture. In un'esasperata lotta per il primato, le principali marche automobilistiche impegnate nel mondiale rally progettarono quindi modelli sempre più performanti, veri mostri di potenza. I piloti accettarono la sfida e arrivarono addirittura a modificare il loro stile di guida per domare la potenza dei mostri del gruppo B. Le case costruttrici, dal canto loro, consideravano il Mondiale Rally un importante banco di sperimentazione per i modelli da strada, oltre che un grande palcoscenico per affermare la propria immagine. Le gruppo B sarebbero diventate le nuove regine della velocità su strada. Ma fu un sogno che durò solo 5 anni, perché una serie di tragici incidenti convinse la federazione ad abolire la categoria alla fine del 1986. Oggi non rimane che il ricordo di quei fantastici bolidi, del loro inconfondibile ruggito, delle loro accelerazioni brucianti. Questo programma è dedicato a loro, all'Audi 4 Sport, alla Peugeot 205 T16, alla indimenticabile Lancia Delta S4 e alla Ford RS 200.